sapere dal dottor Agnelli? Sì, non sono dottore. Se ne è dottore sarà ragioniere Agnelli, ma si potrebbe fare, che ne so io, anche a tempo avanzo, il sindaco Arezzo, a tempo avanzato, ora che c'è, nessuno gli può togliere questo ruolo a Castiglione Fiorentino perché è importante come città, però a tempo avanzo, se capitasse Arezzo a qualche decisione, insomma, perché noi c'è stato questo problema che Arezzo c'hanno il problema delle motoseghe, la sindrome da motosega c'hanno, vogliono tagliare tutte le piante. Se può fare niente per curare questa sindrome oppure che? Perché vedo le radici dappertutto, non si sa perché sta storia veramente deve. E allora ci vuole un sindaco che abbia, come dire, il consenso popolare e che possa in qualche modo dare una. A tempo avanzo, dico. Il sabato e la domenica basterebbe. Prima gli ha chiesto. Tanto il nostro sindaco, gliene frega una sega, tranquillo, ma figurati te. Lui è diventato sindaco, ma non voleva proprio. Però, capito? Vabbè, io l'ho buttata là. Sentiamo, poi dopo se decideranno. Io vado su. Oh, mangiare un'altra chiacchierata anche troppo. Quindi no, Lecci? I Lecci? Io non lo so. I Lecci, secondo me, sono un'essenza. Perché dice è un'essenza. No, essenza Lecci fa schifo il partito Porcinaio. Parliamoci chiaro. Essenza Lecci. Essenza Lecci. Ma una cosa il PD ha ragione. Su una cosa il PD ha ragione. Il PD? Su questa ha ragione. Di che cosa? Fa la petizione sui Lecci. Al PD fa la petizione sui Lecci? Sì. Madonna! Ma questa è bella, la petizione sui Lecci. Questa è bella. Ma lui secondo me non l'ha fatta sui capperi e lì ha perso i punti. La capperaia dell'Eden, lì doveva fare la petizione. Lì ha perso i punti. Oramai è tardi, mi dispiace. Oramai una volta tolti i capperi, Arezzo se può. Una volta tolti i capperi e il tiglio delle poste a quel punto posso buttare giù la deforestazione di Castelsecco, io proporrei. Sì, ma te gliel'hai chiesto se lui sa una usare la motosega. Perché se te l'ha invitato, sì, l'ha invitato a essere. Ora non volevo distruggere questo a fare. Però voglio dire, se lui sa usare la motosega, dopo anche lui fa. La motosega, lo sai che cos'è la motosega? Sì, è l'applicazione tecnologica dell'erotismo. Detto questo, me ne vado. Ecco.